Stavo cucinando e ho sentito un rumore fortissimo. Pensavo fosse un terremoto. Poi è corso il mio amico Godstime. Mi ha detto che aveva visto cadere un bus dal cavalcavia. Ecco come inizia il racconto di Boubacar Touré, un uomo originario del Gambia, che insieme al suo collega e amico Godstime Erenedin, di nazionalità nigeriana, è stato il primo a prestare soccorso alle vittime della tragedia di Mestre. Il tragico evento si è verificato martedì 3 ottobre, verso le 19.50, quando un pullman turistico della società Linea SPA, in servizio tra Venezia e un campeggio di Marghera, è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera, da un'altezza di circa 15 metri, ribaltandosi e causando un incendio devastante. Le vittime accertate sono state 21 in totale, tra cui 9 cittadini ucraini, 4 romeni, 3 tedeschi, 2 portoghesi, un croato e un sudafricano, tutti turisti che erano giunti a Venezia per visitare la città. Tra le vittime si contavano persone di tutte le età, compresi anziani di 70 anni, e includevano anche una bambina tedesca di soli 18 mesi, Charlotte Frommers, una ragazzina ucraina di 10 anni di nome Daria Lomachina, e due sorelle romene, Maria e Georgiana Elena Ogreseanu, di 8 e 13 anni, le quali hanno perso la vita insieme ai loro genitori. La toccante storia di Antonella Perkovic, una giovane donna di 25 anni, incinta di 2 mesi, ha commosso il mondo intero mentre era in viaggio di nozze a Venezia. Antonella è purtroppo deceduta nell'incidente, ma suo marito, Marco Bakovic, 24 anni, è miracolosamente sopravvissuto. Al momento non è a conoscenza della perdita di sua moglie e del bambino che aspettavano. Sul loro profilo social erano condivise le felici foto del loro matrimonio, celebrato in Croazia, il loro paese natale, l'11 settembre dello scorso anno. Tra le vittime c'è anche la madre di due fratellini tedeschi di 7 e 13 anni, i quali attualmente si trovano in terapia intensiva, all'oscuro della tragica perdita della loro madre. Sono stati fortunatamente salvati dal patrigno del ragazzo più grande, che è anche il padre del fratellino più piccolo. Quest'uomo coraggioso è riuscito a estrarre i due ragazzini dalle lamiere dell'autobus incidentato. Un video che mostra l'eroica azione dell'uomo nel soccorrere i ragazzi è stato ripreso da automobilisti che si trovavano sopra il cavalcavia e ha commosso il mondo intero. I turisti avevano trascorso una piacevole giornata a Venezia e stavano facendo ritorno al loro campeggio a Marghera. Purtroppo, quella tratta di strada ha segnato la fine di molte vite. Nonostante i fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, fossero stati destinati per la manutenzione di quella strada, l'incidente rimane ancora oscuro. Dalle informazioni raccolte e dalle immagini delle telecamere di sicurezza, sembra che l'incidente sia stato causato forse da un malore dell'autista, che ha fatto sì che l'autobus uscisse dalla strada e colpisse il guardrail. Questo è riuscito a resistere all'impatto per oltre 20 metri, contenendo la tragedia. Tuttavia, in quel punto il guardrail presentava un'interruzione di appena 1,5 metri, e proprio lì l'autobus si è sospeso nel vuoto. Questo buco potrebbe essere stato decisivo per l'agghiacciante tragedia che si è verificata. Diversi automobilisti e camionisti hanno assistito impotenti a questa scena, e le immagini di disperazione e morte rimarranno indelebili nella loro memoria. Godstime e Boubacar, i primi soccorritori sul luogo senza esitare, si sono lanciati nell'autobus in fiamme, cercando disperatamente di salvare quante più persone possibile. È un atto di coraggio che non sarà mai dimenticato. Sentivo le persone urlare imprigionate in mezzo alle lamiere. Chiedevano aiuto. Abbiamo tirato fuori prima una donna con la bambina e poi un uomo. Poi ho tirato fuori anche un cane. Sembravano tutti vivi. Poi ho guardato tra quei rottami e ho visto l'autista, era già spirato. Godstime aggiunge: c'era una donna che parlava inglese e piangeva. Mentre la tiravo fuori continuava a ripetere «Prendi mia figlia». Era una bambina piccola, era priva di coscienza. Secondo me era morta. Sono sconvolto. All'età di mio figlio è come se avessi perso lui.
Durante i tentativi di salvataggio, Boubacar si è anche ustionato le mani. Volevo salvare ancora quelle persone che gridavano, ma le fiamme stavano crescendo e sono diventate troppo alte. Mi sono dovuto arrendere. Godstime è rimasto a piedi nudi. I due operai hanno dimostrato un coraggio straordinario e questo è stato riconosciuto anche dai vigili del fuoco. Tuttavia, il giorno successivo alla terribile tragedia, la vita nella zona è ripresa col suo corso consueto. I resti dell'autobus sono stati rimossi e verranno sottoposti a un'analisi dettagliata. Questa indagine dovrebbe gettare luce sulla dinamica dell'incidente, così come l'autopsia condotta sul conducente del veicolo.